A Bari, dal 22 al 24 maggio, torna il Festival dell'Innovazione, per rendere il futuro sempre più vicino. Festival dell'Innovazione. Connettiti al futuro. festivalinnovazione.puglia.it. Claudio Santamaria, livello 11 ottavi, versione cantante. Che ci canti? Facciamo un omaggio con questi mostri di jazzisti, facciamo un omaggio ai poeti della canzone italiana, quindi da Tenco, De André, Piero Ciampi, Gabber, Rino, facciamo un po' di ognuno. Senti, noi abbiamo rigliato un po' il soundcheck, abbiamo visto che sono brani però non tanto famosi, che puntano anche sull'interpretazione. Questo viene facile a te che sei un attore. Sì, un po' sì, in effetti sono proprio ineducato come cantante, infatti è più un fatto interpretativo. Beh, sono brani, quello che ci piaceva era fare appunto far conoscere dei brani che non si conoscono, magari Piero Ciampi non molti lo conoscono perché insomma è un cantante che non ha avuto successo quando era in vita, era un personaggio abbastanza ai margini, quindi però Rino Gaetano lo chiamava maestro, quindi se lo chiamava Rino Gaetano maestro non so lui cosa, cioè insomma era. E quindi ci piaceva, avevamo pensato anche a altri brani di altri cantanti famosi, però insomma, come si dice, un po' fatti e strafatti. La musica è la tua seconda passione, quando hai cominciato a cantare? Non ricordo, era un giovedì, ero sotto la doccia, no, che ne so, l'acqua mi ricordo, era molto fredda, non usciva acqua calda, io mi misi a gridare e dal grido partì un era suono, intonato. Era intonato il grido con la frequenza dell'acqua che usciva dalla cipolla, ho detto forse ho le possibilità. Senti, ma il pre-concerto come lo vivi? Sei teso, sei emozionato, l'impatto col pubblico? Un po' sì, perché più che altro io ho suonato dal vivo. Rino Gaetano mi ha dato, come dire, il coraggio di esibirmi dal vivo, perché cantavo per cavoli miei con la chitarra. È rimasto un po' di Rino. Ma sì, quello sì. Sì, beh, lui era meno timido di me, mi sa. No, era timido pure lui. Però facendo i pezzi di Rino mi sentivo più protetto, perché in qualche modo sapevo che dovevo prepararmi per un film in cui non ero io. Quindi ero protetto da un personaggio. Ma tu sei Claudio. Sì, quindi così mi sento più scoperto. Però poi la musica è, come dire, crea un rapporto molto diretto col pubblico, quindi voglio dire, se hai una tensione, una cosa, la comunichi. Senti, ma sul piccolo grande schermo, quando ci rivediamo? Il piccolo grande sarebbe la televisione. La televisione, grande schermo? Sì. Ho girato un film in Puglia a settembre-ottobre. Puglia dove? A Bari, o Beri che dir si voglia. Si chiama Il venditore di medicine ed è un film che racconta un po' come funziona l'industria farmaceutica attraverso l'ultima ruota del carro, che è il venditore, quello che va dai medici a proporre i suoi farmaci in cambio di, non lo diciamo. E è un film molto bello, devo dire, la storia è fortissima e insomma il personaggio è bello teso, insomma, diventa schiavo di quello di cui vende, quello diventa schiavo delle cose che vende, quindi dei farmaci, quindi è un giro vizioso che è rappresentativo non solo dei venditori di medicine, ma un po' di una classe, un po' del rampante, no? Quello che cerca la carriera a tutti i costi e per questo distrugge gli affetti, la famiglia, se stesso. E è una classe che esiste, insomma, no? Che questo voler arrivare da qualche parte, che poi una volta che sei arrivato scopri che è vuoto e magari c'è un bell'ufficio che non basta, non c'è affetto, non c'è amore. E poi ho fatto una cosa per la televisione che è finita da poco, e sulla vita di Alberto Manzi, che era il maestro Manzi, meglio conosciuto come, che faceva questo programma sulla Rai negli anni 60 che si chiama Non è mai troppo tardi, che insegnava a leggere e a scrivere agli italiani, perché c'era il problema dell'analfabetismo in Italia, no? Al di là di quello lui era un grandissimo pedagogo, educatore, insomma uno è per scelta, dal dirigere il magistero alla facoltà di pedagogia è andato a insegnare alle elementari i bambini, è uno che non dava voti, che sperimentava in classe, che cercava di insegnare a pensare ai bambini e non insegnare ai bambini un pensiero già pensato da qualcun altro. Ne hai avuto tu un maestro così? Magari, ho dovuto lavorare dopo tutto quel male che mi ha fatto a scuola. Senti, parliamo di vacanze, l'estate si avvicina, progetti? Vacanze. Vieni qui in Salento? No, non lo so, mia madre è lucana, quindi magari faccio una deviazione. Sì, siamo vicinissimi. Vacanza, non lo so, gli attori non vanno mai in vacanza. Anche che sono tipo 2-3 anni che non faccio vacanza, lavoro sempre d'estate, quindi mo prendo un po' di riposo, penso, magari faccio una, appunto. Una capatina.
una capatina qua la fanno. Ti vai a cena ora prima del concerto? Sì, mangio poco però. Buon appetito. Grazie, tu vai a mangiare? Sì. Buon appetito. Ciao. Ciao.